Ciao ragazzi, ebbene è arrivato il momento, si parte. Ci troviamo qua sulla spiaggia di Cavo, questo è il punto di partenza della grande traversata Elbana e oggi faremo la prima tappa che ci porterà a Porto Azzurro, circa 18-19 km, magari 20 se faremo qualche deviazione e nulla. La giornata non poteva iniziare nel migliore dei modi, se non con un'alba spettacolare. Andiamo! Bene, lasciato Cavo, ci siamo addentrati in questo boschetto, è bellissimo perché abbiamo cominciato ad assaporare un po' della macchia mediterranea dell'isola d'Elba, dei profumi ragazzi che non vi dico, e adesso un po' che stiamo proseguendo su questa strada carareccia con tappa in direzione Monte Grosso, da dove si ha questa vista panoramica mozzafiato, quindi ecco, proseguiamo su questa strada. Ragazzi, vista non male. Sentierino per salire al Monte Grosso, se la tira, se la tira. Ed eccoci al Monte Grosso. Oh, là si vede in lontananza Portoferraio e questa è l'altro versante da dove siamo saliti. Ragazzi, proseguiamo. Siamo qua in mezzo alla macchia mediterranea, c'è un cantare di uccellini stupendo, è la natura che ci accoglie a braccia aperte. Vabbè, adesso in autunno, cioè non è... Stiamo incrociando adesso la strada provinciale della parata. Ci siamo abbeverati e adesso proseguiamo sul sentiero. Stiamo camminando da una decina di minuti in questo boschetto e ogni volta che cammino in un boschetto
così silenzioso, mi rendo conto a quanto rumore sono esposto ogni costante giorno. Questo silenzio è un toccasana. Mamma mia, che spettacolo. Primo incontro dopo 10 km delle persone in mountain bike. Olè, senza ammazzarmi. Vista, niente male. Quella è Portoferraio, ma non sarà la nostra meta d'arrivo di oggi. Bene ragazzi, siamo arrivati a un incrocio stradale, si chiama Aia di Cacio, e la GTE prosegue su per questo sentiero. Però noi facciamo una breve deviazione all'eremo di Santa Caterina, Orto dei Semplici, che è un posto molto suggestivo dove fermarsi, e poi ritorniamo indietro e riprendiamo il sentiero della GTE. Andiamo insomma a fare pausa merenda, perché qua sono quasi le 11 e abbiamo un po' di fame, abbiamo già fatto 10 km e mezzo, quindi una pausettina ci può stare. Ragazzi, è la prima volta che assaggio un frutto di albero di corbezzoli che ci ha offerto gentilmente il custode qua dell'orto. È buono. È buonissimo. Cosa ricorda? È dolce. Dolce, però un po' asprino. Buono, caspita. Bene ragazzi, sosta finita, riprendiamo il nostro sentiero, la nostra GTE, e proseguiamo, perché ci mancano ancora una decina di chilometri, quindi avanti tutta. Ragazzi, questo monte Strega ci sta facendo sudare parecchio. Sentiero molto arcigno, mamma mia. Bene raga, abbiamo trovato questo fantastico tavolino in località Le Panche. Ci mancano più o meno 2 orette per arrivare a Porto Azzurro, però dato che è già 1:30 abbiamo fame. Però ci stiamo facendo una mitica zuppa e 5 cereali. Spiacente, non ho trovato nessuna informazione. Per è già 1:30 abbiamo fame. Spam. Non ci stiamo facendo una mitica zuppa e 5 cereali. La sbobba. Buon appetito, Cin. La sbobba l'abbiamo messa nello stomaco e adesso si prosegue. Voto alla sbobba 4 su 10, dai. Sono generoso. Quello che vedete là, raga, è il castello del Volterraio, che domina su tutta la baia di Portoferraio.
Ragazzi, manca un'oretta. Dai, gli ultimi sforzi, però ormai il grosso è fatto. Sbam! Non sappiamo però se è aperto. Andiamo a dare un'occhiata. Il nome... Ice cream! Sarà aperto? Oh, è chiuso! Ci sono due lucchettoni. Niente gelato. Siamo arrivati all'intersezione con il sentiero 210, che è quello che ci porterà a Porto Azzurro, quindi lasciamo la GTE e andiamo verso la fine della nostra prima tappa. Che belle vigne, ragazzi, davvero belle, poi con sti colori autunnali. Che figata! Ciao ragazzi, siamo ufficialmente alla fine di questa prima tappa, Cavo Porto Azzurro. In totale abbiamo fatto 22 km, 1300 metri di dislivello positivo e tante calorie bruciate, quindi oggi è stata una tappa tosta ma fattibile, ecco. Abbiamo trovato i sentieri molto puliti, ben segnalati, e abbiamo trovato anche qualche hiker, qualcuno che andava in bicicletta, specialmente mountain bike. Questa prima tappa mi ha regalato tante emozioni, soprattutto sono rimasto stupito dalla bellezza della natura. Ci sono questi sentieri proprio a picco sul mare che ti lasciano senza fiato, davvero una bellezza che lascia senza parole. Domani sarà un'altra tappa bella lunghina, quasi 20 km, però il dislivello dovrebbe essere più dolce, quindi dai, domani le sensazioni sono positive. Forse il tempo non è bellissimo, però ragazzi, camminiamo insieme, camminate con me, perché è una figata pazzesca, ne vale davvero la pena, ci si diverte un botto. Ciao, buonanotte.